Benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web non solo, di oggi sabato 27 novembre. Ieri mattina presso la sala meeting dell'hotel Tenue si è tenuto un importante incontro dal titolo No Convention all'Hotels, a cui hanno partecipato le categorie del settore turismo. Si è trattato della fase conclusiva del progetto FSE No Convention al Venice, che ha avuto come partner l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, il consorzio Lidi di Chioggia, Confesercenti e il Comune di Venezia. Il Comune di Chioggia all'epoca non aveva dato il patrocinio all'iniziativa, accolta invece molto favorevolmente da parte del Comune di Venezia. Presenti il presidente dell'Associazione Albergatori ASA, Giuliano Boscolo, la presidente del consorzio Lidi di Chioggia, Elena Boscolonata, l'assessore agli eventi del Comune di Chioggia, Serena De Perini, e a rappresentare l'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, Beniamino Boscolo. Il progetto è intervenuto a sostegno della categoria turistica promuovendo corsi gratuiti che si sono aperti a molti ambiti, aventi a che fare con il settore alberghiero, quali la lingua inglese, il marketing, l'ottimizzazione del tempo per le addette alle camere e quant'altro. A suo tempo il progetto era stato approvato con l'adesione di aziende, metà delle quali ubicate nel nostro territorio. Sono state istituite 16 attività tra seminari, workshop e altro, per un totale di quasi 300 ore di corso erogate, le metà delle quali a Chioggia. 130 gli allievi in tutta la provincia, 64 dei quali provenienti da Chioggia. Il progetto prevedeva che per ogni ora di corso e di formazione la struttura aderente venisse rimborsata di un tot per i costi sostenuti dalla stessa in presidi anti-Covid, quali mascherine, igienizzante, guanti, pannelli in plexiglass, detergenti e altro. Il Veneto risulta essere la prima regione italiana per quanto riguarda le presenze turistiche, la quinta in Europa, e a Chioggia, in controtendenza, il turismo risulta per lo più proveniente da altre aree italiane anziché dall'estero, ma è l'occupazione a presentare un dato molto negativo rispetto al periodo pre-Covid. Molto si è discusso durante la riunione sull'organizzazione del territorio nei confronti dell'accoglienza al turista e sulla necessità di fare squadra non solo a livello territoriale, tra tutte le strutture della stessa OGD che possono aver contatto con il turista a 360 gradi, ma anche a livello extraterritoriale, tra diverse OGD, organizzazione della gestione della destinazione, in modo da fornire al turista che arriva in Veneto la possibilità di vedere e valutare le offerte proposte da tutto il territorio regionale. In questo interviene la DMS, Destination Management System, una piattaforma web completamente gratuita in cui far confluire a vari livelli le offerte del Veneto, a partire dai livelli macroterritoriali fino alla singola struttura. Ognuna di queste, nel momento in cui deciderà di aderire all'iniziativa, potrà inserire all'interno della piattaforma la propria offerta, le proposte, le promozioni in corso e quanto riterrà opportuno. Più strutture del territorio decideranno di aderire, maggiore sarà l'offerta che il turista alla ricerca di un luogo dove passare le vacanze potrà valutare e scegliere. Le informazioni inserite dagli stessi operatori sono così certificate e garantite. Il digitale in questo caso arriva in aiuto agli operatori, posizionando in un unico database tutti i dati relativi a quello specifico territorio. A livello macro, Land of Venice è un ottimo DMS in cui, sotto l'egida di Venezia, si interconnettono tutte le altre località del territorio, in modo che quando il turista cerca su Google Venezia possa trovare anche tutte le altre località che il turista che viene da lontano non può conoscere, ma che con questa opportunità potrà aver voglia di visitare. Ieri pomeriggio a Chioggia, in sala consiliare, si è tenuta la conferenza dei sindaci del litorale veneto, alla quale hanno presenziato i sindaci delle località costiere, alcuni assessori e l'assessore al demanio nel Calzatrava, l'onorevole deputata Rosanna Conte e i rappresentanti degli stabilimenti. Durante la conferenza si è decisa la costituzione di 3 commissioni, una per istituire un nuovo regolamento d'uso del demanio marittimo, una dedicata alla sicurezza e una per la tutela al lavoro. Si è discussa la delicata situazione che si verrà a creare nel 2024, quando non saranno più valide le concessioni balneari attuali che saranno rimesse al bando, come confermato dal Consiglio di Stato. Oggi più che mai noi sindaci del litorale Veneto,
afferma la sindaca dell'avvocato Roberta Nesto, sindaca di Cavallino Tre Porti, presidente della conferenza e coordinatrice del G20 Spiagge, dobbiamo far fronte comune per ribadire ai nostri imprenditori che li sosterremo e non li lasceremo soli nella delicata partita sul rinnovo delle concessioni balneari, come per le questioni legate alla sicurezza e al lavoro. La priorità è cercare delle risposte concrete su temi che sono stati discussi. L'assessore Calzatrava ha confermato la sua presenza in quanto è necessario il confronto con i sindaci per trovare una soluzione da attuare con la Regione Veneto. Insieme, amministrazione e Regione possono trovare soluzioni per riconoscere le imprese e il grande lavoro fatto finora e per garantire occupazione. Si lavorerà con l'intenzione di non lasciare nulla di intentato per le concessioni balneari. Ieri le forze dell'ordine hanno effettuato alcuni controlli per verificare che nei luoghi aperti al pubblico venissero rispettate le norme anti-Covid, nello specifico che venissero controllati i Green Pass dei dipendenti, come ormai è d'obbligo. Sono stati controllati alcuni tra bar e palestre, tutti gli esercizi che sono stati controllati sono risultati essere in regola. In prossimità delle festività natalizie, periodo in cui la possibilità che si creino assembramenti diventa maggiore, soprattutto nei negozi e nei luoghi classicamente più frequentati, i controlli si faranno più assidui e pressanti. Ciò per tutelare la cittadinanza, in quanto non si deve permettere che il Covid torni a essere motivo di nuove chiusure e restrizioni. Sono poche le norme che dobbiamo rispettare per evitare nuovi contagi, quali la mascherina, il rispetto delle distanze e l'igienizzazione delle mani. A questi presidi ormai collaudati si aggiunge il controllo del Green Pass. Il vaccino, per quanto discusso, ad oggi è l'unica tutela che abbiamo e si sta facendo il possibile perché alle campagne vaccinali aderisca sempre un maggior numero di persone. Le forze dell'ordine nei prossimi giorni eseguiranno controlli sempre più frequenti e a qualsiasi ora. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta! Intanto oggi, a partire dalle ore 10 in piazza, a Chioggia ci sarà la manifestazione statica dei pro-vax. Una provocazione perché anche chi è a favore del vaccino possa far sentire la propria voce, la quale viene spesso contrastata dai no-vax, spesso fomentati da frange politiche estremiste. Ora la maggior parte dei ricoveri riguarda persone non vaccinate, talvolta sono persone veramente impaurite dal vaccino o impossibilitate a vaccinarsi per la propria situazione di salute. Ma spesso, troppo spesso, si tratta di persone che si sono fatte trascinare dalla propaganda negativa realizzata attraverso i social, priva di qualsiasi base scientifica. Il tema vaccino sì, vaccino no, si sta tirando comunque fuori il peggio dalle persone e qualcuno irride al pensiero degli arcobaleni colorati fuori dalle finestre e all'andrà tutto bene, che dovrebbe aver tirato fuori il meglio dalla gente, ma che per il momento sta tirando fuori solo che cattiveria. Intanto le misure in alcune aree stanno diventando più restrittive, in alcuni comuni si sta riportando all'obbligo della mascherina anche all'aperto. Consiglieri comunali del Partito Democratico si sono rivolti al presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, facendo notare che il sindaco ha avuto un incontro in videoconferenza con gli studenti delle scuole superiori di Chioggia.
pur apprezzando l'iniziativa, si dicono sconcertati da quella che hanno definito sequela di promesse sul futuro di Chioggia. Il sindaco avrebbe menzionato la creazione del parco acquatico, la realizzazione di nuove piste ciclabili, il collegamento ferroviario tra Padova, con Padova e Venezia, una zona dedicata alla movida, Isola Verde, concerti, un polo sportivo in 2 anni, e cinema multisala, una sala biliardo, una nuova viabilità a Borgo San Giovanni, una nuova Romea, nuove aule scolastiche e la sistemazione dell'arena d'Use. Progetti che per i consiglieri DEM si augurerebbero venissero realizzati, ma sembra impossibile farlo nei tempi indicati dal sindaco, e la considerazione che rivolgono questi appunto al presidente del consiglio è che i giovani necessitano di una politica concreta e leale. Chiedono pertanto con un'interrogazione che il sindaco si esprima sui progetti, sui tempi e le risorse per realizzarli, in modo da non eludere le promesse fatte ai ragazzi. Ieri, nel tardo pomeriggio, all'Aula Magna di Palazzo Grassi si è tenuto l'incontro con l'autore voluto da Ampi. L'autore era il deputato Alessandro Zan, il quale ha stilato il DDL Zan, che è stato affossato al Senato e che è stato presentato da Barbara Penzo. Zan non ha fatto in tempo a sedersi che un nostro concittadino, Carlo Boscolo, ha desiderato omaggiarlo con uno dei suoi scritti, Il costruttore di pasta, una serie di racconti scritti una 15 anni fa, tra i quali uno spicca per la sua attualità, parlando proprio del diverso, il tema appunto della riunione di ieri. Il suo libro, Senza paura, è una descrizione della sua infanzia, del suo scoprirsi diverso e dell'atteggiamento dei suoi genitori. Il bullismo che vivono i ragazzi definiti diversi è stato un tema che è stato approfondito, ma ognuno di noi ha una diversità che lo può rendere bersaglio di prevaricazioni e offese e di atti di bullismo. Ha raccontato le difficoltà incontrate per farsi accettare. Il discorso è stato portato in modo non richiesto al DDL da lui firmato, da un paio di femministe che non si sono riconosciute nel suo scritto, ma molti sono stati consensi per il suo intervento. Ieri sera l'incontro tra sindaco e frazioni si è svolto a Corte Salasco a Cavanella d'Adige, dove il sindaco si è presentato con una parte della sua giunta. Dopo un primo momento di presentazione, l'amministrazione si è messa all'ascolto dei numerosi problemi della frazione, che si sente abbandonata dai servizi. Non c'è più l'ufficio postale da un paio d'anni ormai, non ci sono gli allacciamenti alle fognature, in alcune zone non c'è il gas, manca la fibra, manca la sorveglianza. Si è trattata di un'eco liberamente tratta dagli incontri che si sono già svolti. Il sindaco ha ascoltato le richieste, alcune delle quali hanno visto più giunte susseguirsi senza aver raggiunto un qualche risultato. La prossima settimana, da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, verranno eseguiti interventi di manutenzione alle apparatoie del Baby Mose per sostituire le tubazioni del circuito aerodinamico. Il 29 e il 30 novembre riguarderanno la paratoia di Santa Maria, l'1, il 2 e il 3 dicembre quella di Vigo. In caso di acqua alta, le paratoie verrebbero comunque sollevate proteggendo il centro storico dall'allagamento, ma quella che in quel momento sarà interessata dai lavori di manutenzione rimarrà sollevata fino al termine dell'evento di marea, tornando nel suo alloggio però entro la serata.
Sembra che l'Enel, a cui sono stati affidati i lavori per smontare la cabina elettrica in piazza, dopo essere stata interpellata dal settore lavori pubblici, abbia fatto con la polizia locale un sopralluogo. Per l'intervento affidato si era presentata la necessità di portare in loco un macchinario impegnativo, ma una volta in corso la ditta è stata bloccata dalla polizia locale e sanzionata. Le maestranze si sono chieste le motivazioni, visto che il sopralluogo era stato eseguito in accordo con i settori lavori pubblici e anche con la presenza della polizia. L'unica motivazione plausibile potrebbe mettere in dubbio che Enel abbia richiesto i permessi necessari per poter entrare in piazza con auto articolato e macchinario speciale. Nella nottata del 26 novembre 2021, i carabinieri della stazione di Porto Viro, in provincia di Rovigo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una sala VLT, dove era stata segnalata la presenza di una persona dal fare sospetto. I militari intervenuti sul posto hanno identificato un uomo, un 35enne di nazionalità marocchina, che nel corso del controllo è stato trovato in possesso di un coltello da cucina detenuto in modo illegale. Un ulteriore approfondimento ha inoltre permesso di accertare che nei suoi confronti era pendente un decreto di misura cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Venezia nel giugno 2013, dovendo fare espiazione di una pena detentiva di 2 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio commesso ancora nel lontano 2011 a Venezia. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto nel carcere di Rovigo, oltre che denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 27 novembre, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina, io vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!